Xiaomi Mi Band 1S, il cardiofrequenzimetro Activity Tracker, successore del Mi Band serie 1 e serie 2, sempre della casa Xiaomi o Xiaomi, che nel 2015 fece un grande successo. È realizzato in alluminio sulla parte superiore, dove troviamo soltanto i tre LED bianchi, e in plastica sulla parte inferiore. Il sensore è di dimensioni veramente ridotte e la tecnologia di questo sensore è racchiusa tutta in questi pochissimi centimetri di scocca in policarbonato. Questo è il sensore che monitora i battiti cardiaci, perché questo Xiaomi 1S è un cardiofrequenzimetro, e la sua particolarità sta nel prezzo molto molto ridotto, materiali molto molto buoni e molto resistenti. Per cui ci troviamo di fronte ad un prodotto low cost di buone prestazioni e ottime qualità. Anche il braccialetto che viene fornito all'interno della confezione, realizzato in gomma, non è affatto male e può essere utilizzato in qualsiasi circostanza. La sua batteria interna garantisce circa un mese di autonomia tra i 25 e i 30 giorni, proprio come il suo predecessore, che in ogni caso consumava e consuma ancora meno rispetto a questo cardiofrequenzimetro, proprio perché non era dotato del sensore fotosensibile a luce verde. All'interno della sua confezione, oltre al sensore 1S, Mi Band 1S posto sulla parte superiore della confezione, andremo a trovare un comodo manuale d'uso e manutenzione, purtroppo scritto in cinese in questa versione, ed il suo caricabatterie, molto semplice da utilizzare e compatibile con qualsiasi porta USB 2.0 o 3.0. Vi consigliamo in ogni caso di caricare il vostro Xiaomi 1S ad una presa di corrente USB non superiore ad 1 A per non danneggiare la batteria da 45 mAh. In ogni caso, anche ad 1 A la ricarica sarà molto molto veloce. Ma vediamo un po' più da vicino la tecnologia di questo Xiaomi 1S, andando a vedere quella che è l'applicazione ufficiale. Applicazione ufficiale che, come si può ben vedere, ci mostra il sonno e i passi effettuati. Nulla di più. A seguire, sulla parte inferiore dello schermo, andremo a vedere tutti quelli che sono i registri delle nostre attività. Oltre ai passi, non si può tracciare una sessione sportiva completa. Ma la funzione interessante introdotta anche all'interno dell'applicazione è questa Heart Rate, cioè andando in questo menu andremo a misurare i battiti cardiaci nel momento in cui vogliamo misurarli. In questo modo possiamo attivare il sensore che, ovviamente, come ci dice anche l'immagine, dovrà essere sul polso e possibilmente schiacciato contro il polso. In questo momento stiamo facendo una prova giusto per rilevare i battiti cardiaci e per far vedere come questo Xiaomi 1S sia abbastanza veloce. Ovviamente questa funzione heart rate non è possibile utilizzarla durante le proprie sessioni sportive attraverso l'applicazione iOS, che è un po' troppo acerba forse in questo momento, ma siamo molto fiduciosi che la Xiaomi possa rilasciare un'applicazione molto migliorata. All'interno di settings possiamo andare a vedere i vari dispositivi Xiaomi che sono accoppiati all'applicazione, ma in questo caso abbiamo un Mi Band 1S di cui ci mostra la durata residua, meglio la percentuale della batteria. E nel caso in cui volessimo scoprire dov'è il nostro braccialetto perché l'abbiamo lasciato da qualche parte, basterà soltanto premere sull'Locate Band e una vibrazione ci avviserà. Sarà possibile inoltre attivare il cardiofrequenzimetro per un'analisi più accurata del sonno. Inoltre, tra le impostazioni, si può settare una sveglia con vibrazione ovviamente al polso, il proprio profilo personale, cercare amici, misurare il proprio battito cardiaco nel momento in cui si vuole e condividere i propri sviluppi sui vari social. Questo è Mi Band 1S.
cardiofrequenzimetro low cost disponibile ad un prezzo di circa 25-30 euro per chi non ha grandi pretese e per chi vuole un cardiofrequenzimetro di tutto rispetto, realizzato in materiali molto molto buoni, nonostante il suo prezzo contenuto, e non vuole spendere un occhio della testa. Vi invitiamo a leggere la recensione completa pubblicata su www.amatec.it e a continuare a seguire il canale Amatec Blog per restare sempre aggiornati sulle prossime recensioni.